Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi torniamo con un appuntamento di Competitive Stories. Non ve la portavo da un po', però insomma, era doveroso uscire con questo appuntamento. Difatti, community italiana che ha probabilmente smesso di ignorare la presenza del mio buon amico Lucio alla mia sinistra, che infatti si è portato a casa il torneo europeo ufficiale della EA, il secondo, portando a casa tanti pro points che lo collocano al terzo posto attualmente in Europa e anche un bel gruzzoletto. Quindi Lucio, prego, presentati pure. Ciao ragazzi, mi chiamo Lucio, il mio PSN Haters. Magari non molti di voi mi conoscevano un po' di tempo fa, però ultimamente va sempre meglio, quindi mi sto affacciando. Ecco, quindi insomma ragazzi, come vi dicevo, magari non tutti di voi lo conoscono, difatti aveva già raccolto qualche ottimo risultato l'anno scorso, come ad esempio la qualifica alla E nazionale, poi magari dati gli eventi Covid che insomma ricorderemo tutti quanti, c'è stato la cancellazione della stagione competitiva e quindi si è andato un po' a scemare l'interesse, però quest'anno è partito veramente col botto, ottenendo ottimi risultati che sono culminati con questa vittoria. Quindi mi sembrava giusto farvelo conoscere e fargli due domandine. Prima domanda, Lucio, un classicone questo. Quando è che hai iniziato a giocare a FIFA? Però ti parlo non competitivamente, quindi il tuo primo approccio a FIFA in generale. Ok, ho iniziato a giocare a FIFA diciamo nel 2011-2012, che all'inizio giocavo a PES, però poi mi sono spostato su FIFA e ho iniziato ad apprezzare il gioco. Come mai meccanica. Ti sei spostato? Perché PES alla fine erano sempre le solite cose, invece FIFA era più creativo, più bello come gioco. E poi anche il motore grafico penso che su FIFA già ai tempi fosse migliore. E penso che però l'anno prossimo volerà, spero, anzi, più che penso. Speriamo, però, esatto. Speriamo. E bene, quindi più o meno diciamo che è iniziato in contemporanea a me, è iniziato su FIFA 10, mi ricordo. E quando a caso il mio amico mi innamorai dell'arena, che era quella cosa prima delle partite, eccetera, eccetera. Quindi no, io ho bisogno di giocare a questo videogame. Bene, quindi questo bene o male un classicone. Iniziamo ad addentrarci un po' più in quelle che sono le dinamiche, le cose, le robe. Sappiamo che insomma ogni anno il gioco cambia più o meno radicalmente, come ad esempio da FIFA 19 a FIFA 20, da FIFA 20 soprattutto a FIFA 21 all'inizio, poi adesso è cambiato nuovamente una patch che ci ha distrutto l'anima. Quindi bene o male, tu come cerchi di reinventarti e soprattutto, pur cercando di adattarti al gioco, qual è il tuo, diciamo, profilo classico, le tue giocate che cerchi sempre di portarti dietro? Ok, da FIFA 19 ho iniziato ad usare il 4-4-2, il modulo a due punte, perché mi trovo molto bene tra gli scambi tra le due punte e cercare la profondità. Chi mi conosce sa che io amo cercare la profondità, giocare di filtranti e tutto. Infatti penso che anche chi mi ha visto giocare all'evento siano state la mia giocata migliore, che in molte situazioni mi ha portato alla vittoria, tipo un gol importantissimo all'85esimo in finale. È stato fatto da un filtrante che per molti non ha senso, invece io l'avevo visto, detto vado con questo filtrante in porta. Sì, sembravi proprio telecomandato comunque alcune volte, cioè sì. Dei tempismi in quei filtranti che ho detto va bene, ok. Studiati, dai. Si vede, no, ma comunque... che infatti molto metodico tu, molto metodico. Sì, è vero, molto metodico, e i tempi li devi imparare. Per fare il filtrante devi imparare il tempo, devi capire quando darlo e quando è la certezza che il giocatore la prenda la palla e non il difensore. E alla fine è allenamento. Cioè, esatto. Cambia il gioco, cambia con la patch, però ti devi allenare, e se ti alleni i risultati arrivano e migliori. Io penso che tu sei uno degli esempi più grossi e lampanti di hard work pays off, insomma il lavoro duro paga sempre, perché ricordo che l'anno scorso penso avevi giocato una quantità di partite indefinite, però partendo da inizio anno a un livello così, e poi sei arrivato ad un livello molto alto a fine stagione. Dopo un mese e mezzo dell'anno scorso ero primo nella classifica di partite giocate, un qualcosa di folle. Un po' come Holly su FIFA 18 praticamente. Sì, infatti qualcuno mi sfotteva dicendo fossi un po' matto. Dovevo concordare, perché le facevo soprattutto in draft, e fare tutte quelle partite in draft, se ci penso la dico, sei questo è matto. Sì, però vabbè, poi alla fine il duro lavoro paga
e siamo migliorati e sono migliorato soprattutto perché ho giocato tanto. Esatto, ci sta. Poi ovvio, magari giocare draft non ti fa migliorare, ma se ti alleni, Rivals, Weekend League, partite con le persone del tuo livello, ti migliori. Certo, certo. Questa è pure un po' la risposta a chi dice il talento, eccetera, eccetera. Sì, magari il talento serve, ma nulla che l'allenamento non possa colmare. Bene. O almeno il talento aiuta lo stesso. Certo. Sì, però se c'è talento, man giochi e fa niente. Esatto, esatto, perfettamente d'accordo anche io su questo. Però io so che oltre a FIFA tu hai un passato da, diciamo, videogiocatore professionista di COD, diciamo così. Quando diciamo che su COD in Italia l'eSport, diciamo, non era molto sviluppato, comunque c'erano un po' di situazioni un po' losche, perché poi a me piace guardare tutto, insomma, diciamo che la community di FIFA, diciamo che è tossica, quella di COD. COD non ha limiti, mettiamola così. Quindi ti volevo chiedere, quando, diciamo, hai capito che non volevi competere più su COD e sei passato su FIFA, soprattutto cosa ti ha spinto a cambiare, tra virgolette, gioco, e qual è invece magari qualcosa che ti sei portato dietro da l'attitude che avevi quando giocavi a COD e che hai ancora adesso su FIFA? Ok, una domanda molto bella, anche perché devo spiegare varie cose. Allora, mentre per COD la community era tossica e quindi sotto un certo aspetto ti caricavi di pressione, d'adrenalina, ok? E soprattutto in match importanti, alla fine lo sentivi, ti abitui un po' a giocare con la pressione, perché ci sono i wager match e quindi sei abituato a giocare con qualcosa in palio, e abituandoti a giocare con qualcosa in palio magari la pressione la senti un po' di meno, sei abituato, certo, la vivi diversamente. Ho smesso di competere su COD per più cose. Innanzitutto perché in Italia non funziona, a mio modo di vedere. COD in Italia non funziona e dubito che funzionerà nei prossimi anni. O cambia le persone e allo stesso tempo qualcuno deve investire, o su COD è veramente difficile diventare professionisti. Su FIFA invece gente che investe inizia ad esserci, sì. E soprattutto se sei forte puoi dimostrarlo. Su COD dipendi da 4, a volte 3 persone, a volte altre 4. E cioè, nel senso, tu magari puoi giocare tutto il giorno, ma se magari i tuoi compagni non giocano tutto il giorno, comunque non va. E poi è da coordinare di team. Caratterialmente su COD ero sbagliato, sono il primo a dirlo. Chi mi conosce sa che sbagliavo, sia sui social a volte e sia come persona, anche perché sono uno che la sconfitta non se la fa mai andare bene. Quindi quando perdevo mi dava fastidio, a volte litigavo anche con i miei amici. Ed invece su FIFA sono cambiato, ho imparato che dalle sconfitte si impara e dalle vittorie invece guadagni qualcosa. Infatti su COD avevo imparato una frase in inglese che poi è importantissima quando competi, che winning is earning and losing is learning. Quindi dalle sconfitte si impara, mentre dalle vittorie hai qualcosa. E infatti nella prima qualifica io avevo fatto molto male, cioè perché avevo avuto un po' di paura, un po' di ansia e quindi tutto, e da lì ho imparato, da una sconfitta ho imparato come andare avanti, come reagire, e poi fortunatamente ho reagito bene. Quindi da COD mi porto molte cose buone, e infatti a tutti quelli che giocano a COD, con la quale alcuni ho un buon rapporto ancora, gli auguro il meglio, però diciamo che la community è molto dietro FIFA, sia a livello di investitori che di persone. Ci sta, tutto giusto, condivido in pieno. Poi ti ho detto, a me piace seguire un po' tutto, quindi un po' un'idea di questo tipo me l'ero fatta. Passando alla prossima domanda, invece, vabbè, è banale, tra virgolette, perché, insomma, qual è il tuo risultato più grande al momento? Insomma, è questo qua. Però la parte successiva è significativa, perché qual è l'emozione più bella che ti ha suscitato questa vittoria? Ok, oltre i miliardi di messaggi che ho ricevuto, che è fantastico. A me sto provando a rispondere a tutti, ma magari non sempre è facile, però è veramente fantastico. Ho ricevuto tutti questi messaggi, sapere che la nazione ti fava per te, che le persone ti dicevano rappresenta l'Italia al meglio, è un'emozione grande. Magari quando inizi a competere tu la pensi individualmente come cosa, dicendo spero di fare bene,
che arrivo a un determinato punto, levarmi delle soddisfazioni. Ma una volta arrivato in top 6, dopo aver vinto il primo match, quando tutti tifavano per me, e hanno iniziato a credere così fortemente in me e mi dicevano che stavo rappresentando la nazione, era veramente una delle cose più belle. Poi, ovviamente, anche dopo, quando ho finito, andare dai miei e vederli felici, perché alla fine tutti gli sforzi che fa una persona, comunque quando vengono ripagati, è sempre bello, un'emozione molto bella. E infatti E proprio. Vai, dici, dici. Vai, vai, dici. lo dice uno che di emozioni, cioè non è, sono molto freddo su certe cose, invece le emozioni che è da FIFA. Cioè, soprattutto per una persona che dà tanto, era molto forte come emozione, infatti ero molto felice. Cioè, sono rimasto sveglio fino a tardi perché andare a dormire era difficile, preferivo stare sui social a vedere che cosa mi avevano scritto le persone, leggere tweet, leggere le persone che mi scrivevano su Instagram. Oppure ho apprezzato molto che cosa, proprio come le persone erano pure loro felici per me, perché finché per le persone gli dicono, sono ti dicono bravo, sei andato bene, ok, ma quando sono felici per te significa proprio che hai fatto qualcosa di grande. Sì, vuol dire soprattutto che sei riuscito ad arrivare pure con la tua passione agli altri, e quello è fondamentale. Tra l'altro hai mezzo spoilerato, dopo ti farò una domanda proprio su, anche sui tuoi genitori, però non te lo dico ancora, perché quella è più la parte su Lucio. Mentre per concludere la parte relativa un po' a FIFA, competitivo in generale, mi chiedevo se all'interno della community di FIFA, diciamo, quando ti sei approcciato, soprattutto arrivando da un altro gioco, come non so, magari su COD avevi dei punti di riferimento nella community, anche su FIFA, diciamo, avevi delle persone alle quali, insomma, cercavi di ispirarti a 360 gradi e non solo di gioco, ti parlo. Allora, a livello caratteriale e venendo da COD, sono molto diverso da quelli che giocavano a FIFA. E quindi caratterialmente magari non mi ispiravo del tutto ad una persona, però comunque prendevo i lati positivi di molte persone e cercavo alla fine di rivederli in me stesso. A livello di player, forse Tex, perché Tex è vincente, è questo. A livello caratteriale ho saputo prendere, cioè volevo prendere il buono da tutti. E secondo me è molto importante perché se da una persona impari la tranquillità, da una persona impari che nei momenti di pressione deve tenere il sangue freddo, alla fine te ne esci alla grande. Comunque come punti di riferimento inizialmente su Twitch sempre Teo, Daniele, Caccia, ho iniziato a guardare nell'estate e tutto. Diciamo sì, a livello di streamer questi, diciamo che alla fine siete gli streamer che portano FIFA competitivamente ad alto livello in Italia. Sì. Ok, invece ritornando a quel mezzo spoiler che avevo fatto prima, andando un po' invece a investigare Lucio, un po' più da vicino, hai parlato prima dei tuoi genitori. Io volevo proprio chiederti, visto che è una domanda che è molto gettonata, qual è stata la reazione dei tuoi genitori quando, qua è un po' duplice, sia inizialmente quando gli hai comunicato che comunque volevi provare a competere su COD. E poi quando gli hai detto che insomma volevi continuare a cercare di percorrere questa strada, però cambiando insomma il gioco. E poi qual è stata la loro reazione, anche se un po' l'hai spoilerato dopo la vittoria, eccetera, eccetera. Quando ho iniziato a competere su COD ero minorenne, ok, quindi alla fine facevo la scuola ed amen, ok, però dopo sono diventato pure un po' più grande e mi ero iscritto all'università, però ovviamente la mia voglia di studiare non è mai stata altissima ed escluso le materie dove andavo bene, che erano quelle che mi piacevano, le altre non le riuscivo a studiare. Però io sapevo che su COD, diciamo, il competitive non mi avrebbe portato lontano. Ci speravo, ma non mi avrebbe portato lontano. Ma no, cioè non perché fossi individualmente scarso o perché lo fossero gli altri, ma perché il livello in Italia era quello, non si poteva andare oltre. E intanto facevo l'università. Dopodiché sono passato su FIFA circa 2 anni fa e ho iniziato a giocare seriamente. Non gliel'ho comunicato a loro, però nel mentre ho lasciato l'università, ok? Non vi dirò mai se è la cosa giusta. Probabilmente competere così è un rischio. È un rischio che non sai mai se vale la pena percorrere. Perché nel senso io ora potevo essere bravo,
potevo essere forte, ma non vincevo e magari non arrivavo mai ad essere conosciuto, essere contattato da società serie ed altro. Quindi è un rischio che se hai il coraggio di percorrere e ti senti di poterlo percorrere, è giusto percorrerlo. Io mi sentivo di farlo e alla fine l'ho fatto perché lo volevo da dentro. Magari per i miei sarebbe piaciuto di più che io prendessi il 30 all'università, che studiassi tutti i giorni, che diventassi ingegnere informatico, però diciamo che non era la mia passione, cioè nel senso era una delle mie passioni, ma il fatto di competere, io da, cioè venendo da COD, che avevo 15-16 anni quando ho iniziato a competere, sono competere per me significa voler vincere. Per dimostrare che sei più forte degli altri, che puoi raggiungere degli obiettivi. E magari su COD il lato social non era accurato, mentre su FIFA sì. E questo va di, cioè, va di pari passo, il voler vincere. E quindi arrivi anche a più persone quando vinci. E arrivando a più persone comunque ti fa piacere che le persone magari prendono spunto da te, che anche loro vogliono vincere, vogliono migliorare. E che una frase celebre della streaming quando ho vinto, Brandon, che sarebbe il commentatore, ha fatto from zero to hero, quindi partito da zero da diventare un eroe, ed è una bella frase, eppure per un'altra persona che magari parte da zero, credere in se stessi, arrivare a determinate cose fa molto bene, fa molto piacere ed è bellissima come cosa. Quindi concludendo, diciamo, riagganciandoti sempre a questo discorso, qual è il consiglio che tu ti senti di dare a chi magari vuole tentare di percorrere questa strada? Serietà, capire che non è per tutti, nel senso può sembrare brutto, ma se devi capire se sei in grado, se pensi di potercela fare e ci credi veramente, puoi rischiare. Però se è una scelta, se è un rischio troppo difficile e che pensi che quasi sicuramente non riesca, forse non ne vale la pena. Ma lo dico con l'affetto e soprattutto lo dico per voi, perché poteva andare male pure a me, però ci credevo così fortemente che ci dovevo provare. Se voi credete così fortemente in voi stessi, che ci mettete tutto voi stessi e che per voi è l'obiettivo primario, in quel momento ci dovete provare allora. Anche perché insomma, come dico sempre, se uno ha un sogno, quel sogno va percorso, cioè nessuno può dirti che il sogno sia giusto o sbagliato. Certo, sognare sì, magari farlo coi piedi per terra anche, quindi magari avendo sempre un piano B a portata di mano, però cercare sempre di perseguire i propri sogni. E raga, niente, questa chiacchierata è terminata, questo però diciamo che spoiler, è solo il primo di altri due appuntamenti che vedrete insieme a Lucio, perché infatti domani uscirà l'analisi proprio di una delle due sue partite nella prima finale che ha giocato settimana scorsa, e poi mercoledì vi porto un play like a pro con le sue tattiche dopo la patch, quindi già lo so che state lì tutti quanti col pipo di fuori che volete le tattiche, dovete aspettare altri due giorni. Io ringrazio Lucio, vabbè, però tanto noi rimarremo ancora qui per registrare gli altri due. Trovate, raga, in descrizione tutti i suoi riferimenti di Instagram, Twitter, dove fa un po' il molestatore, su Twitch dove su Twitch dove invece ogni tanto sta streamando. E nulla, raga, quindi io vi saluto. Lucio, saluta pure tu. Bella raga. E niente, noi ci becchiamo domani subito con un altro appuntamento in sua compagnia. Ciao raga, fate i bravi.